Possiamo fare le cose con estrema calma e relax. Bene. Allora, mi ricordo che lei mi ha detto che voleva sì un trattamento spa, quindi voleva una, diciamo, leggera più che pulita. Volevo anche magari un massaggio. Io ho pensato che poteva esserle utile anche una, diciamo, piccola sessione di aromaterapia. Bisogna distendersi. Allora, io qui con me ho il mio diffusore d'aromi.
Quindi andiamo a struccare. Utilizzare questo burro, questa è una miscela di grassi naturali creata da noi, completamente antiallergenica, anticomedogena e rimuove, scioglie completamente tutto il trucco ed è senza profumo. Ok, l'uso del detergente. Andrò a utilizzare un detergente. Sotto ogni trucco ci sono.
nessuna. Oltre che avere anche una buona cura di tutto ciò che sta a contatto col nostro viso, quindi ad esempio il cellulare, il cuscino. Ok. Andiamo ad attivarlo. Io ho con me questa spugnetta bagnata che andrà spugnata nell'acqua e torno a detergere un'ultima volta il viso, senti che comunque ci schiuma, ce n'è già poca. Il viso è perfettamente terso. Prima di passare al tonico, io volevo notare che ha delle leggere imperfezioni sul naso sotto forma di punti neri. Io, se vuole, posso andare a esfoliare un po' la zona e poi a fare un patch al carbone nero sul suo naso. Vedrà che se assumerà una routine di detersione del viso quotidiana buona, non le verranno più fuori. Ok. Vado prima a esfoliare il viso leggermente, più che altro il naso, quindi tutto. Tanto eliminare le cellule morte. Vado a togliere un mostrato che indebolirebbe un po' l'effetto del cerotto e andrò poi a effettuare una leggera pressione sul suo naso per permettere ai punti neri già un po' di uscire. In questo modo creeremo le condizioni migliori perché il patch funzioni.
scrub di nostra produzione alle labbra è ovviamente commestibile, quindi non si preoccupi se ne mangio un po', anzi è molto buono, molto dolce, e appunto le vado a togliere visto che ha le labbra un po' screpolate. Farò una maschera idratante a base di una miscela di oli, principalmente oli di jojoba e burro di karité. Appunto, che andrà messa sulle sue labbra come maschera idratante. Okay. Ok, ora andrò a togliere le sfogliante dal naso. E si era proprio poco, poco poco. Questo patch, maschera al carbone vegetale purificante naso con estratto di amamelis virginiana. Vado in questo modo. Adesso aspettiamo un quarto d'ora. Lei chiuda gli occhi, si rilassi e ci rivediamo per togliere il patch e per il trattamento. Rieccoci qua. Adesso con molta calma.
incontrarlo. E se vuole a casa può anche concentrarsi dove stanno sviluppando un pochino le prime rughe, ad esempio lo concentro qui e qui. Ok. Maschera che è un boost di idratazione per il suo contorno occhi, ne basta pochissimo, molto liquido, e andrò ad applicare su tutto il suo contorno occhi e andrò ad applicare su tutto il suo contorno occhi, quindi anche qui e sopra, quindi, ok. Quindi qui e sopra, un po' anche picchiettando e cercando di massaggiare e stimolare anche l'altro occhio. Lei che cosa usa come contorno occhi? Come non lo usa? Ma non le tirano? Ah, mette la crema. Diciamo che la crema per il viso non è pensata. Prendere un prodotto specifico, ma no, non è detto, ci sono anche dei contorni, ci sono anche dei prodotti. Quindi non è detto, sicuramente però hanno un costo un po' più alto rispetto a una crema o per i millilitri che hanno, perché hanno più test dietro, perché sono fatte appunto per la zona perioculare. Adesso andiamo un attimo a togliere lo scrub. E andiamo a mettere il siero e poi andrò a mettere appunto l'olio sulle labbra, super idratante e anche un pochino rimpolpante, c'è del mentolo dentro, e andrò a farle un massaggio al viso. La nostra maschera super 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 idratante fino al suo completo assorbimento. In questo modo la maschera riuscirà a penetrare le più profondità ed avrà un effetto maggiore.
spalmano dal centro verso l'esterno, sempre in questo modo, dal centro verso l'esterno. Quindi ciò che farò anche su di lei, ok? Bene. Ok, dal centro verso l'esterno. Pronti alla maschera per le labbra e per la maschera idratante per il viso. Andrò a usare appunto un pezzo di tessuto e andrò a imbibirlo con il nostro olio. Questo lo vado a posizionare sulle sue labbra. È molto molto oleoso, quindi rimarrà ben aderente. Io faccio questo ovviamente. E del massaggio, però prima volevo toglierle un po' di capelli che le sono andati un attimo davanti durante questi minuti, ok? Giusto proprio qui. Ecco.
possibile questo lo deciderà lei, però l'importante è che si è riuscita a togliersi di dosso tutto la pesantezza della settimana per godersi appieno il weekend, no? Ok, la ringrazio. Allora